se il risultato sarà positivo, secondo me aiuterà molto a chiarire. E a chiarire anche le polemiche di queste settimane, di questi mesi, di quest'ultimo anno. Nel senso che chiaramente un'Europa a due cerchi ruoterà attorno a un polo del nostro futuro, dei paesi dell'euro, e la Gran Bretagna e chi vorrà stare in una posizione come la Gran Bretagna. Quindi credo che per i paesi citati si porrà un'alternativa. L'alternativa se mettersi in una logica di essere attratti dal nocciolo duro, quindi puntare a entrare nell'euro, oppure se mettersi nella logica della Gran Bretagna, cioè in una logica di condividere alcune politiche ma senza voler fare ulteriori passi di integrazione. Quindi un referendum in cui vince il Remain porrà, secondo me, a questi paesi una domanda, e il dibattito politico, secondo me, sarà molto acceso su questa domanda, perché difficilmente potranno rimanere nella posizione in cui alcuni di questi sono oggi, cioè di stare a mezzo criticando o non volendo nemmeno prendersi le responsabilità che devono assumersi. E quanto al leave, not leave,